storia di Recco. Siamo in prossimità dell'8 settembre, per cui oggi vi propongo un altro quartiere a cui sono affezionata e comunque è sotto casa mia, il quartiere San Martino. E naturalmente, siccome trattiamo la storia di Recco, le cose belle, sentiamo il presidente, tanto si presentano, presidente Marchiodi Flavio. Possiamo ripeterle un secondo, perché con le macchine eccetera che passano un po' più. Marchiodi Flavio. Bene. Grazioli Giacomo. Mauro Costanzo. Perfetto. Allora, com'è nato il vostro quartiere? Cos'è lo spirito dell'8 settembre, che Recco è 8 settembre? Era il quartiere Fiume, perché appunto eravamo legati al fiume di Recco, la festa Riondino e tutta quella nostra sparata è sempre stata svolta nel fiume di Recco. Prima, negli anni prima, era nella località sopra l'ospedale dove c'era la scalinata San Martino, e il nostro quartiere appunto, dicevo, si chiamava Fiume e festeggia anche l'altra festa di Recco, quella di San Rocco. Infatti il quartiere San Martino è spesso in due, ma poi è unito in uno solo, che infatti è il quartiere San Martino Fiume, dove San Martino festeggia l'8 settembre e il quartiere Fiume festeggia San Rocco. E la storia si perde nei secoli, diciamo, perché comunque i primi cenni di questa festa risale al 1600, quindi dire bene com'è nato è difficile, nel senso che non abbiamo. È proprio riscontro. Una festa patronale, sì. Non c'è niente di commerciale, non c'è niente di. Assolutamente, commerciale è zero, cioè noi siamo completamente no profit, tutti quelli che sono negli stand, nelle sparate, nei fuochi, è tutto volontariato assolutamente, non percepiamo nessuna indennità, niente nel rimborso spese, anzi alle volte ce ne rimettiamo oltre al tempo che ci mettiamo volentieri in qualcosina. Ma so che persone chiedono posto alle ferie proprio per l'8 sì, settembre. Ce ne sono molti, nel nostro quartiere almeno ce ne sono molti che fanno cadere le loro ferie per poter collaborare alla riuscita della festa, quindi è una cosa molto sentita. È una tradizione? Unisce, sì, secondo me a Recco è l'unica cosa che unisce veramente tutti, nel senso che. Sì, che sono quei 5 giorni di rivalità, sì, ma che poi festeggiate rivalità, tutti insieme. Sana rivalità che poi finisce tutti, anzi siamo contenti quando finisce tutto bene per tutti, cioè nel senso che tutti riescono a fare i fuochi, tutti riescono a fare le sparate, che vada bene tutto e siamo tutti amici poi alla fine, perché assolutamente amici e ci lega questa passione. Quindi il comune, non è vero le parole che dicono che il comune sovvenziona i quartieri? Assolutamente no, ci aiuta molto, nel senso come logistica, come tutto, diciamo, ci supporta, ci aiuta, però senza sborsare un soldo al quartiere, cioè ai quartieri assolutamente, ci aiuta a. Quindi si occupa dell'illuminaria e del suolo pubblico, sì, perché è una tradizione, comunque è la festa patronale, anche se l'8 settembre ricordiamo che è una festa che purtroppo fu un inizio di guerra, ma che comunque ha aiutato molto Recco, perché ha comunque festeggiato anche sulle macerie, anche Recco, no? Sì, è storia, cioè nel senso un motivo per cui Recco si è risollevato, un aiuto l'ha dato la festa dell'8 settembre, dove anche lì, nonostante appunto i bombardamenti e tutto, quello che ha unito subito dopo la fine della guerra è stata la festa dell'8 settembre. Infatti i quartieri hanno festeggiato lo stesso e la gente, anzi, si è ritrovata e ha trovato anche uno stimolo per voi dopo il periodo, diciamo, bellico, come lo festeggevate questi fuochi? Cosa facevate? No? Perché non penso che subito dopo il periodo bellico c'erano le polveri, bruciavate anche voi delle gomme, facevate. Ma io che sappia io, no, comunque c'era sempre il fornitore su in Fontana Buona, e anzi si racconta, noi abbiamo un vecchio presidente che adesso purtroppo è mancato, Gallo, che è stato un personaggio storico del quartiere, e lui raccontava sempre che partivano a piedi da Recco e andavano su in Fontana Buona a comprare la polvere da sparo per festeggiare la Madonna, e per sovvenzionare la cosa si allevava magari una vacca e si teneva per il quartiere, si vendeva e con quei soldi si faceva. Quindi allevavano una vacca proprio per tirare sui fondi, sì, e tenere la tradizione della Madonna del Suffragio. Sì, perché questa è una cosa. Quindi è una cosa molto importante, diciamo, nella storia di Recco, fondamentale, no? Userei dire. Cioè, una mentalità. Sì. Sì. E, io so che voi cucinate. Sì.
Ecco. Cioè non noi personalmente, di qua noi mangiamo di qua. Ecco, voi mangiate, perfetto, però so che avete anche una buona cucina. Sì, noi. E quindi diciamo che le persone che vi verranno a trovare, che cosa possono trovare di buono oltre. Allora, noi. Oltre alla festa, la gioia di festa, certo. Ai noi sorrisi, la voglia di ridere, di ballare. La devozione alla Madonna, la prima cosa, poi c'è la voglia di divertirsi, la voglia di stare insieme, di socializzare. La bella cosa del quartiere è che diciamo raduna dalla persona un po' più matura fino al bambino, cioè nel senso tutte le generazioni si amalgamano, si conoscono. Quindi si voi confrontano. Anche nel quartiere avete dei bambini che vi danno una mano e cercate di tramandare la tradizione. Tiro di più, come quartieri andiamo anche nelle scuole, facciamo dei concorsi ad hoc per le scuole elementari. Dove facciamo dei concorsi appunto dove gli alunni fanno dei disegni, fanno a seconda degli anni, dei temi, hanno inventato delle storie riguardanti l'8 settembre e poi noi diamo, diciamo non è un premio perché poi è un riconoscimento, nel senso parliamo con le maestre a seconda di quello che può servire, noi diamo, alle volte abbiamo dato dei lettori DVD, abbiamo dato dei CD per l'inglese. Quindi è un baratto. Sì, non si parla di denaro, si parla di aiutare dove c'è da aiutare e di cose utili, no? Anche per l'insegnamento, per una cultura, perché comunque anche le tradizioni è cultura. La storia è cultura, bisogna continuare a tramandarla, è molto importante. Noi puntiamo molto sui bambini e di fargli capire che appunto è una tradizione che va al di là di tutto, cioè nel senso lega Recco, lega la storia. Ed è giusto mantenerla, cioè anzi portarla avanti e dovranno essere loro a mandarla avanti. Quindi noi quindi sminiamo un po' anche gli articoli che escono in certi giornali che io ho citato e sminuiamo le bugie, le menzogne che sono state scritte. I quartieri non percepiscono denaro dal comune assolutamente, sono volontari, quindi la gente che viene qua a mangiare sappiate che non va assolutamente niente nelle tasche dei volontari. Anzi, a volte ci rimettono anche di tasca, se non di più. Qualche volta, sì. E qualche volta, tante volte, penso. Sempre che il tempo sia bonario, perché due o tre anni che poi. Quello è la nostra condanna, purtroppo, da un po' di anni. Ma nessuno si comanda. No, quello no. Però siamo ostinati, continuiamo, nonostante tutto. Si continua. Più è difficile, più andiamo avanti, perché è giusto così. Quindi se io vi vengo a trovare, cosa mangio di buono? Per esempio, adesso a me arriva una cugina da Novara, con mia nipote che non ha mai visto questa festa. Allora, noi abbiamo una cucina, noi ci vantiamo della nostra cucina perché abbiamo delle donne veramente, sono donne buone. Cioè, ripetiamo perché è passato autobus, moto e... No, dicevo, la nostra cucina è il nostro vanto, diciamo, perché abbiamo dei cuochi, oserei dire. Anche se lì lo fanno di passione anche loro, però il nostro piatto tipico diciamo sono gli spaghetti alla San Martino, che sono spaghetti appunto con sugo di pesce, wow. Scampi, cozze, ogni ben di Dio, adesso io i ciuffetti, di tutto c'è, è molto ricco, buono. Poi abbiamo il minestrone fatto alla genovese, con il pesto? Anzi, ti me fai un pesto con un minestrone. Esatto, con i fiammiferi, con la verdura fresca. I brichetti, non i fiammiferi, sì, i brichetti. Giustamente i brichetti. I brichetti, mio padre diceva, ti me fai un pesto con un minestrone con i brichetti. Con i brichetti, esattamente, verdura fresca, riconosciutamente, non compriamo nulla di surgelato. Quindi è tutto biologico, sì, dagli orti. Sì. Anzi, poi ecco anche un'altra cosa che noi si cerca di stare nel locale, cioè i fornitori che dove possiamo, quello che possiamo, li cerchiamo qui nella nostra zona. Nel territorio. Quindi è tutte primizie nostrane sì, e biologiche soprattutto. Diciamo che non sono pieni conservanti o roba che arriva dall'estero, no, assolutamente. No, noi abbiamo le persone lì, arriva la verdura da un fornitore qua di Recco e la prepariamo, la puliscono, la tagliano, quindi tutto fresco. Quindi ovviamente avete anche dei piatti per i bambini. Sì, noi abbiamo un menù variegato, abbiamo le trofie. E il 5 che riaprite, voi cosa fate? Musica, ballo, allora, country, rock, quest'anno karaoke, cosa volete fare? Karaoke. Quest'anno faremo, penso, una cosa a tema, nel senso che faremo forse dobbiamo ancora decidere per la verità, perché abbiamo ancora un po' da vedere un attimino, comunque so che il 6 sicuramente faremo lo stoccafisso accomodato
e il 5 forse faremo i frisciù col salame. Questo per la cucina, per attrazione, visto che aprono. Siamo un po' bassi perché avevamo degli altri impegni, quindi abbiamo dovuto. E quindi allora diciamo alla gente: chi ha chitarra? viene suono, siccome noi siamo visti in tutta la Liguria, sicuramente accorreranno in parecchi, portatevi uno, chi sa suonare una bella chitarra, tanta voglia di cantare, tanta voglia di divertirsi, così dopo che avete mangiato, se ispirate un ballo, non ingrassate, anzi vi veniamo anche incontro, perché mangiate, bevete, non ingrassate. Facciamo anche uno. E comunque lo spirito della festa, che è quello che tiene tutti uniti. E comunque non è, se, non so se voi vi ricordate, dunque io sono nata a Recco, ho 48 anni, quindi è 48 anni che vedo l'8 settembre, a prescindere dai primi anni di vita che magari non me lo posso ricordare, ma per il resto era un giorno solo. E comunque quella giornata di festa che c'era l'alzabandiera in passeggiata, che c'era la bancarella dei dolci, che c'era la bancarella dei giocattoli che avevo già citato, c'era una tradizione che qui nessuno più fa, che erano i falò, e intorno ai falò c'erano i canti, se vi ricordate, si cantava e si faceva il ritmo di musica con le mani e ci si divertiva veramente tantissimo, anche senza, diciamo, una band musicale con tutti gli strumenti. Ma quello succede anche tra di noi, cioè lo spirito che ci lega comunque è anche stare insieme e divertirsi, al di là della fatica e di tutto quello che può essere, però noi alla sera, ad esempio, noi prima della festa facciamo sempre una cena tra di noi, nel senso, per comunque rinsaldare il gruppo e divertirci e passare una serata. Ora, fra tutti i volontari, nessuno tira fuori una chitarra, un mandolino, un tamburello, i tantam africani. Tirate fuori qualcosa, lo spirito giovanile, che ce l'avete, dai. Non siamo retrogradi, ma siamo all'avanzata del 2014. Allora siamo un po' più bassi. Uno stereo, portate uno stereo. Portate uno stereo, ragazzi, mettete un microfono, fate karaoke, io non vengo a cantare, sennò viene giù il diluvio, però vengo a sentirvi. Sicuramente la telecamera non mancherà, perché girerò a riprendervi, quello non manca, anche perché io tengo al mio paese, tengo alla festa dell'8 settembre. Anche se ero immigrata, però l'8 settembre io ne parlavo già quando ero immigrata in Argentina, ne ho sempre parlato, ed è la cosa che mi è rimasta tanto nel cuore, perché c'era una salda amicizia, e ai miei tempi chi si litigava durante l'anno, l'8 settembre c'era la pace, si faceva pace, davvero ragazzi, non sto scherzando. E peraltro, ditemi un po', voi avete in mente qualcos'altro, avete un'idea da proporre ai giovani? Se uno volesse venire volontario, se uno volesse cercarvi, ecco, noi vediamo la sua maglietta, fai vedere bene il simbolo, dove vi trovano, in che posizione siete del paese? Noi siamo, come stand e come punto di riferimento, siamo proprio davanti alla Chiesa del Suffragio, come vedete che ha le nostre spalle, in faccia abbiamo il nostro stand e quindi siamo, noi siamo, anche questo è un, infatti il nostro nome, il quartiere San Martino, è dedicato, diciamo, all'oratorio che sta di fianco alla Chiesa del Suffragio, che è appunto l'oratorio dedicato a San Martino. Quindi quello che dicevo prima, da Fiume si è trasformato in quartiere San Martino in onore dell'oratorio, ha ripreso il nome dell'oratorio che è proprio di fianco alla Chiesa, ecco. Quindi noi, quindi abbiamo, diciamo, un piccolo particolare con la Chiesa del Suffragio. Siete proprio al centro del paese. Sì, diciamo di sì. E i vostri fuochi dove si possono ammirare? Noi spariamo dal lato, diciamo, Piscina, lato ponente, verso Genova. Quest'anno spariamo il 7, perché appunto, dato che i fuochi sono stati divisi in due serate, tre spettacoli vengono fatti il 7 e tre l'8, ci alterniamo un anno con l'altro. Tre sparano il 7, tre sparano l'8 e l'anno dopo viceversa ci cambiamo. E quindi quest'anno vi troviamo al 7. E chi spara il 7, voi? Allora spariamo noi. La solidarietà spiaggia con gli altri quartieri, perché tanto siamo tutti uniti, no? Non c'è nessuna rivalità. Anzi, è tutta una cosa proprio rivalità, per rivalità, cioè nel senso ce la giochiamo sui fuochi, sulle sparate, però poi alla ma fine poi io so che voi fate tutti una mangiata insieme, che andate d'accordo, che scherzate, ridete. Noi spariamo quest'anno il 7 insieme a spiaggia e dall'altro Levante e Niceto. Le altre sere sparano gli altri tre, mentre Verzema spara sempre lo spettacolo di mezzogiorno e mezza nel Fiume e Luna spara i fuochi a giorno. Ecco, magari lo spettacolo di mezzogiorno e mezza io dovrò scappare perché ho i cani. Quelli sono un po'. E nonostante ho comprato delle cuffie particolari, però ho una cagnolina che mi prende un infarto. Però sicuramente dopo vengo a mangiare senz'altro. Bene, bene. Farò un giro di tutti i quartieri. Bene.
un po' spizzico da uno, un po' dall'altro, un po' dall'altro, perché più di tanto non mi entra. Non magari mia nipote che è di buona forchetta, mio figlio, mia nuora, mia cugina che arriva da Novara apposta per vedervi, arriveranno dei miei parenti da Roma, perché ne ho tanto rinnovato l'8 settembre, che arrivano. Devono venire assolutamente a curiosare. No, ma noi siamo ben contenti, vengono addirittura dall'estero, vengono dall'Olanda, dal Belgio, dalla Spagna. Bene, e avete altri messaggi da mandare ai giovani? Venite a darci una mano, cercate di stare, poi se entrano nel quartiere la passione li prenderà sicuramente, nel senso come ha preso tutti noi. E se dovessimo invitare delle persone che arrivano da fuori, cosa gli possiamo dire a queste persone per venire a vedere la nostra tradizione? Si godranno delle giornate bellissime, perché comunque l'aria di festa totale, e nella città si respira, penso, una buona aria, cioè di armonia, di solidarietà. E di genovese. Si parla il genovese. Venga signora, anche lei è rechelina, no? No. No? Se diciamo che adottata. Vabbè, sono 57 anni che abito a Recco. Vabbè, ormai è rechelina, signora, dopo 57 anni parlerà anche il genovese. Sì, ma non sono capace. Va bene. Diciamo che allora si sentirà parlare molto il genovese, che è una lingua che non dovrebbe essere persa. Anche quella sì, io diciamo i miei non sono di Recco, però lo capisco bene, anche se mi sforzo lo posso anche parlare un po' male, ma non parlo. Per sedere non lo prendo. E comunque noi poi, ripeto, dopo la festa, per dire, anche se mio marito era di la festa viene finita al 9 con la Maina Bandiera, poi un'altra cosa che ci lega tantissimo, ed è bellissima secondo me, è la messa del ringraziamento che viene fatta il 9 sera verso le 18:30-19. Con le ultime sparate? Esatto, si fanno la Maina Bandiera con i 21 colpi o la sparata, una piccola sparata. Vittoria, mettiti in primo piano, Vittoria. Vieni più in qua, Vittoria. E poi si va tutti a messa, e quella è la cosa bellissima, perché i quartieri fanno e si chiama messa di ringraziamento, nel senso che tutti i quartieri vanno a messa nel nostro santuario, e poi alla fine la cosa più toccante, si sfila davanti alla Madonna, si sale sulla scaletta e si va a baciare la Madonna, in segno di ringraziamento per tutto e in segno di protezione. Chissà che anche questa trasmissione non arrivi a Papa Francesco. E chi lo sa? Speriamo. Bueno, Papa, se mi stai escuchando, e separati. Cardinal Bagnasco viene già da 2 anni, adesso ha confermato la presenza alla messa dell'alba alle 4 e alla messa grande alle 11, verrà lui a celebrare. E si è molto legato anche lui alla festa, perché comunque è venuto a San Rocco e a Recco ci viene spesso in questa occasione. E niente, noi, ripeto, è una cosa che a Recco, secondo me, è un po' l'unica cosa che lega tutti a 360 gradi. Bene, che cosa vi posso dire io? Allora, intanto vi dico che in autunno, Teleturchino inizierà delle dirette, dove il Graffio collabora all'interno. E sicuramente, siccome io ho una rubrica che parlo proprio della storia ligure, paese per paese, soprattutto di Recco, ne ho parlato per i bombardamenti, per le bombe, eccetera, e voglio parlare anche delle cose belle, quindi come sono nate le tradizioni. Mi farebbe piacere avervi ospite in studio, quindi cercherò di raggruppare tutti i presidenti, vicepresidenti, i ragazzi, oddio, non è uno studio molto enorme, ma cercheremo di fare una bella puntata in diretta. Naturalmente noi saremo ospiti di Liguria News, che è condotta da Pierpaolo Podestà e Emiliano Rosasco. Nel frattempo invito numerose le persone a vedere quello che io ho nel cuore, che cerco di trasmettere, e siamo molto visti su internet, quindi sicuramente sarà una bella pubblicità. Speriamo che il tempo tenga, ma se la Madonna ci vuole bene questa volta metterà un ombrello enorme. Speriamo. Ecco, dopo il passaggio dell'ultimo aereo delle 11, mi raccomando, Madonnina, apri l'ombrello. Dopodiché, che cosa vi posso dire? Io vi ringrazio tantissimo della vostra disponibilità. Volete mandare un messaggio ai giornali? No, noi non vogliamo fare polemica, solo dire che, appunto, come hai detto bene tu, noi tutto quello che produciamo è prodotto da noi, nel senso col volontariato, con gli stand. Che quindi non c'è nessuna azione di economica da parte del comune, anche perché è un comune talmente povero che penso che non dia queste cifre megagalattiche che scrivono sui giornali. Quello lì siamo fuori Anzi, se
ci fosse qualche testata giornalistica di quelle potenti, presenti, tipo Secolo, Repubblica, Corriere, e volessero compartecipare e fare un'offerta ai quartieri per arrivare a pagare i fuochisti, la merce e tutto, tutto sia benvenuto, no? Sì, loro non ne hanno difficoltà in questo. Io che sono piccolina, sì. Ma loro che sono grandi, no. Se vogliono mettere un manifesto, anzi noi... Ma se volessero partecipare un attimino con qualche cosa... Volentieri. Visto che tanto loro l'articolo lo vendono, tanto vale che ci mettete anche lo zampino. Tutto bene, accetto. Va bene, no, io vi ringrazio tantissimo. Comunque, ribadiamo che noi siamo completamente volontari e non percepiamo nessun indennizzo, né rimborso spese, niente. Ci auguriamo che la festa vada bene, che tutta la gente si diverta e che venga numerosa. Numerosissima e naturalmente con tanta voglia e spirito di tradizione, certo, e di divertimento. Lo troverà sicuramente. E ribadisco, chiunque abbia voglia di cantare, suonare, divertirsi senza portare, cioè bisogna far casino evitando i casini. Quindi chi viene qua recco per portare casino nel senso di casino, se ne sia dove va. Chi viene qua facendo casino evitando i casini, ben accetto. Anzi, con la voglia e spirito di mangiare, bere, divertirsi, rilassare la mente, non pensare ai problemi. E che dire, ragazzi, vi aspettiamo numerosi, grazie mille. Vi vedrete su canale 72 di Teleturchino, naturalmente. Vi vedrete sul graffio, su internet, basta che cerchi Google, okay, il graffio di Monica Riccione, oppure www.ilgraffiodimonica.blogspot.com. Grazie mille della vostra disponibilità. Ciao il graffio! Ciao!